Hola luchadores e propositivi propinatori di propoli e produttori di oppio per popoli, ben ritrovati dal vostro Silver e da Silverius, dall'affranto Silverius per quanto di tragico accaduto nello scorso video. Quindi luchadores, vi vorrei chiedere un intero minuto di silenzio in memoria di coso, di... vabbè, non mi ricordo come si chiama, quindi si fotta, andiamo. Lo sventurato Sven che ci ha lasciato, diciamo, nell'episodio precedente. Allora, vediamo un po', possiamo ciucciarci delle uova? È furto? È inteso come furto? Queste cose ci tornano buone per creare delle pozioni. Allora, Luciadora, siccome sapete, come avrete giustamente notato, grazie. Oh, patata. Diciamo che facciamo una razzia. Come avrete notato, il drago è ancora là. Noi ci siamo salutati di giorno, ora è sera, perché io sono tornato a quel di Whiterun per creare pozioni, perché giustamente le avevamo finite tutte, non si sa mai come possano andare le cose. Io ho un vago ricordo della grotta qui, mi ricordo che era uno dei posti più belli che si vedevano all'inizio del gioco, assolutamente, mentre il drago, come sentite, è proprio ancora là che volteggia e campeggia là sopra. Non abbiamo interesse ora ad andare a menarcelo, per il semplice fatto che il nostro livello non aumenta in base alla difficoltà degli avversari che affrontiamo. Quindi delle prove di coraggio sono relativamente interessanti. Logicamente, se l'avversario è forte, ci metteremo di più a sconfiggerlo, quindi metterci di più a sconfiggerlo implica un maggiore uso di abilità, più tempo a combattere, fa sì che poi noi giustamente otterremo comunque un maggiore compenso per aver usato queste abilità. Però diciamo che verrà il momento, non ci mancherà occasione. Intanto ci sono anche gli orsi in giro, insomma sono bei posti. Direi che possiamo andare gioiosamente a pucciare il belino nella caverna, perché è un bel posto dove andare a rilassarsi un attimo, una zona un po' termale, diciamo. Allora, io ricordo che non era un posto veramente troppo... ho equipaggiato il ciuccianima, perché non ricordo se abbiamo delle gemme da riempire. Ricordo che era un posto abbastanza placido, ma che aveva con sé un tremendo segreto. Insomma, è un posto dove se lo sottovaluti è facile morire. Però ricordo che era tanto bello. Dico questo perché ricordo di esservi morto una volta, da giovane. Guardate che meraviglia, la cascata che piove dal cielo. Sente ancora il rumore del draco. Ok, ogni tanto, ragazzi, guazzabuglio ancora con i controlli, perché l'istinto... Ehi, salve, non suicidarti da quell'altezza, che sarebbe inutile. Mi saluta, quindi è buono. Dimmi tutto. Ti do il benvenuto al santuario del Barlume Antico. Se hai qualche domanda, parla con questa. Ok, quindi è un santuario. Allora non c'erano combattimenti. No, il nostro obiettivo è quella pianta lì, quello me lo ricordo. C'è roba. Ah, ok, no, allora poi loro si incazzano o qualcosa del genere. Sia lode a Kinaret, che ha donato una tale meraviglia al mondo. Certo. Ti trovi nel santuario del Barlume Antico, un piccolo frammento della magnificenza di Kinaret. Un luogo meraviglioso, vero? Sei vestita come Isolda. Sì, esatto. Anche se nessuno è riuscito ad avvicinarsi, per quanto io riesca a ricordare. Neanche i suonatori di piffero? Come puoi vedere, le radici del Barlume Antico sono grandi e distese e impediscono di avvicinarsi al tronco. Ah, ecco, allora l'Hortican ci serviva per picchiare la pianta. Non picchiate le piante a casa, eh. Don't try this at home. Ah, beh, visto che ci aveva... Detenevo la ragione, eh? Nei meandri del mio delirio detenevo pure la ragione. Quindi dobbiamo equipaggiare l'orticaria qui. Bene, continuo a sbagliare. Cosa sto facendo della mia vita? Basta! Ok, armi e bagagli, Hortican, dove minchia sei? Qui, ciao! Che arma del cacchio. Però aspetta un momento, eh. Ok, perché mi fido poco di questo posto. Una volta picchiata la pianta,
si passa delle armi un pochino più affidabili. Dai, bene, così. Ah sì, questi combattimenti all'ultimo sangue. Lo so, vabbè, c'è bisogno che... Basta, dai, su, non ditemelo così. Però aspetta, aspetta lì un momento, che prima di andare a prendere la linfa e causare putiferi si sbirciano gli anfratti, perché io mi ricordo che c'era roba. E dai, devo decidermi a riassegnare i tasti. No, qui c'è una mazza. Possibile che io mi sia ricordato di cose che non ci sono. Meraviglioso tutto ciò. Meraviglioso, merdaviglioso, molto merdaviglioso. Non tutte le radici reagiscono. Santo Belzebù. Ehi, 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 ciao. Ecco qua il baule. Esplorate sempre. Mazza d'acciaio della scarica. Caruccetta. Lingotto di ricalco molto caruccetto. Tomo magico, luce del mago è qualcosa. Perfetto. Tanta roba bella, tanta roba bella. Allora, stavo dicendo, ragazzuoli, esplorate sempre, esplorate sempre. Ma se io tipo faccio una toccata e fuga in re minore tirando un fa diesis. No. Ah, quindi non è l'Ortican che ci serve. Però qui intanto non c'è nessuno, quindi andiamo tranquilli e beati. Torniamo da Danica. Api! No! Sono allergico alle api! Via, via! No! Sono Spriggan, giusto? Spriggan! Spriggan gioia da tutti i pori! Vado di qua se non si offende. Io esco e poi torno. State di buoni che poi torno. Aiuto! Mi stanno punzecchiando il culetto. Credo che non ho salvato delle genti per pura codardia. Se ne frega, cioè, loro dovevano morire, anche perché adesso gli posso pucciare la roba nello zaino. Allora, sono Spriggan, creature della luce, della flora e della fauna e quella cosa batterica che praticamente prendi le cose per non farti venire la dissenteria. Eccoli qua, ciapa lì e ciuccia in dosi. Pratiche vaschette, credevo foste fatti di legno e che sarebbe stata una fantastica idea, invece minchia. Pozioni a UFO. Noi siamo abituati a ben altro, nel senso, come dico sempre. Allora, se io ciuccio queste cose qua, che alla fine sappiamo come crearle, diventiamo tipo delle bestie da soma, credo. Ecco, solita inquadratura del manga. Vai, 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 vai. Questi Spriggan, lascia che loro Spriggan gioia da tutti i pori. Fittone, esatto. Che bello, che bello. Adoro pigliare il fittone e anche somministrare il fittone. Allora, non avete sentito nulla. Curati, balordo. Allora, vediamo, spero che non ce ne siano più di sti cosi, perché sono alquanto pericolosivori. Ammazzi di spugna, cose dette a vanvera, però fanno tanto piacere, soprattutto sotto le feste di Natale. Allora, non mi pare di vedere barra sentire più nulla, loro sono effettivamente morti. Devo dire che sei morta con sobrietà. Va bene, arco imperiale, ciccia, so soldi. Oro, stivali, vesti, frecce di ferro, ciccia, so soldi. Prendiamo anche le vesti, solo per il gusto di sbiottarla. Non per altro, ragazzi, non per altro. Non è poi così necessario prendere le sue vesti. Il vino non ci interessa. Ora possiamo ciularci tranquillamente questo libro, che vi ricordo su soldi, ruba da zaino, la versione argoniana, un pomodoro, una pozione di cura interessantissima, una collana d'oro con diamante che vale un botto di soldi, ciccia. Stronza, quanti soldi che ci avevi, che bagascia. Mi ha fatto bene a deturparti l'asino. Il tuo simpatico socio si è trasmutato lui in uno Spriggan, è stato consegnato a domicilio. Che cazzarola è l'altro cadavere dell'uomo morto? È stato portato via dalle acque? Eccolo qua, ciao ciccio,
spada di ferro, una moneta d'oro da barboncello e una tunica da straccione. E avevi una collana d'oro. Brutta gente, questa era brutta, brutta gente. Va bene, Luchadores, dopo aver cincischiato a dovere e ravanato a manetta soprattutto, possiamo tranquillamente tornare da Danica a Whiterun, che è sempre una cosa che elargisce del sommo piacere tornare a Whiterun, soprattutto perché abbiamo completato un'altra missione. Noi, facendo i coglioncioni, soprattutto voi logicamente, stiamo portando a casa un bel po' di bei risultati. Adesso dovremo scegliere quale sarà la prossima missione da andare ad affrontare. A me piacerebbe metterne almeno più di una per episodio, però alcune richiedono tempo e via dicendo, però anche il fatto di metterne metà qua e metà là mi crea quel pathos, anche perché avete visto, avrei potuto tornare indietro nel tempo ed evitare la morte di Sven, però no, va bene così. Piuttosto ci tireremo dietro altra gente, altri energumeni incazzosi che vogliono pecunia, perché ci sono dei mercenari che vogliono praticamente dei soldi per venire a combattere con noi. Non tutti ci vengono affibbiati da uno Jarl o vengono di loro a sponte, quindi allora concedetemi solo un attimo per pensare. Allora, quello l'abbiamo sloccato. Il drago si sta avvicinando pericolosamente, quindi direi di andare un attimino a cazzacci nostri. Direi di essere almeno di livello 20-25 prima di rampicanti, prima di buttarmi appunto in queste battaglie coi draghi a sprombattuto, specialmente quelle che si affrontano da soli. Allora, Mammut vuol sempre dire giganti, quindi stai cercando di dirmi ciò? Sono stato rilevato da chi? Da un tizio che corre. Sono stato rilevato da un tizio che corre. Dove cazzo stai andando? Scemo pazzo! Fermati! Ambecille! Dove cazzo la sanna? Accampamento dell'arto spezzato, fantastico. Questo mo si butta nei dirupi, me lo sento. Attenzione! Occhi aperti, non si può mai sapere quando quei luri di manto della tempesta ci attaccheranno. Ah, ok, va bene. Ciao, messaggero imperiale. Io vado qui un attimo all'accampamento dell'arto spezzato. Ciao, due giganti! Che bei momenti! Fra l'altro devono essere cugini omozigoti e niente, ci somigliano parecchio, tutto merito della mamma, veramente. Complimenti, complimenti alla signora. Un pargolo bellissimo. Lupi! Why not? Because lupi! Boh, abbiamo falcidiato l'intera fauna che ci stava aggredendo con somma urticanza. Vediamo se troviamo un granato. Anello d'argento con granato, attenzione. No, dico questo perché ultimamente i lupi elargiscono granati, non è che sono diventato un veggente o sapevo cose, anche perché molte ricompense sono abbastanza randomiche, in modo che non tutte le partite siano uguali. Io fra l'altro sto attraversando il mondo di Skyrim con somma gioia, perché come detto per me è come tornare a casa, ma mi piacerebbe provare anche altre cose, nel senso fare la partita in maniera diversa, fare scelte distruttive, e insomma vedremo. Non è detto che una volta giunti al termine ci fermeremo lì. Potrei lasciarmi ingolosire, vediamo un po' anche da quanto condividerete con me la gioia di questa simpatica e meravigliosa avventura. Coniglio andato, ok, vi ricordo che lo faccio sempre per il trofeo dei conigli e non per aprire un coniglificio. Ok, cerchiamo di scendere dai dirupi in modo meno fratturoso possibile. Ok, siamo arrivati anche in questo posto magnifico. Allora, io non mi ricordo se i bauli sott'acqua erano una peculiarità di Skyrim o di The Witcher 3. The Witcher 3 vi ricordo che l'ho assaggiato, l'ho provato e abbiamo interrotto la serie perché veramente troppi bug. Poi, non essendo io un PC gamer, non avendo mai seguito tutta la storia, non ho goduto neanche troppo di quello che è appunto la trama completa, insomma. Ti perdi roba, il gioco dà problemi, dà noie e via dicendo, allora a lungo andare
ben contento di essere tornato su Skyrim. Non denigro il prodotto, ma sono scelte. Riusciamo a ciucciarci delle uova o Nisba? Ok, grazie, no, così tanto per. Tanto per. Allora, guardate che meraviglia. Non sembra un videogioco, sembra il paradiso. Intanto, ragazzuoli, miro un attimino ad esplorare, anche perché qua e là ci sono anche cose che per ora non sono segnate sulla mappa, perché la mappa segna i punti principali, però alcune cose si scoprono solo ed esclusivamente avvicinandosi. Vediamo comparire appunto questi simboli, e approfitto anche per raccogliere qualche erbaccia che torna sempre buona. Attenzione, là ad esempio c'è un orso, e la cosa fantastica è che io stavo talmente guardando altrove, stavo talmente facendomi i cazzacci miei che voi non ne avete un'idea. Grazie signor orso, l'apprezzo tantissimo. Vediamo se riesco a rosolarti. Sono andato così tranquillo, ragazzi, senza strategia, proprio perché sapevo avere pozioni a sufficienza per sopravvivere all'ursino. Artigli di orso e pelliccia di orso. Vabbè, potevamo anche tranquillamente aggirarlo, se me ne fosse accorto, perché mi ha preso un pochino la sprovvista, perché io avevo lo sguardo distratto da quell'edificio rupestre e scassafottuto, per usare termini tecnici logicamente, soprattutto scassafottuto, che si trova là. E noi andremo con tutta la nostra somma gigionegianza a... Ah, ok, sono stato visto dai granchi. Vi ricordo che non possiamo tirare magie sott'acqua, perché noi siamo tipo delle semidivinità, ma con dei limiti. Io approfitto logicamente anche di queste bestiole, perché, tac, come vedete, qualsiasi cosa diventa poi un pretesto per livellare. Voilà, guarda lì che bello, c'aveva anche delle monetine infilate nel salvadanaio. Che bei momenti, che bella gente. Sono soddisfazioni, tutto sommato, sono soddisfazioni. Mentre voi state lì a pimpinellarvela nel secchiolo, io direi che potrei anche andare a livellarmela un momentino. Allora, ammazza la magica, abbiamo tirato sulla magica, perché abbiamo questa situazione un po' wow figa. Allora, salute, perfetto. Allora, magie di recupero, allora, distruzione non dovremmo avere niente che si attiva col 33 che ci possa interessare ora, vero? Perché questo è il 30, elettricità però, ok, questo richiede il 60 e questo il 50, ok, perfetto, potrà interessarci. Aspetta un po'. La maggior parte degli incantesimi di distruzione con lancio combinato sbilanciano l'avversario. Questo sarà molto molto importante, interessante e cincischiante a suo tempo. Recupero. Puoi lanciare incantesimi di recupero di livello principiante con la metà della magica. E questo l'abbiamo sbloccato. Recupero sinergico non l'avevamo sbloccato. Rigenerazione. Vediamo un pochino cosa ci offre la cosa. Minchia, notevolmente gli effetti, questo ci aiuta. Allora, vediamo un secondo. Rigenerazione richiedeva il 20, 50% più efficaci. Attenzione, sono tentato in entrambi i casi. Vediamo solo. Menu! Ok. Voi non avete visto nulla, come sempre, logicamente. Armatura leggera, ok, l'avevamo già attivata. Scassinare però non ci interessa. Oratoria richiede il 40 e fascino richiede 30, però solo il 10%. Solo che poi è una cosa che ci sbloccherà cose molto interessanti, ma dopo. Allora, le pozioni velenose create sono più potenti del 20%. Direi che, ragazzuoli, butto su questo, perché le pozioni poi sono molto più pratiche da usare delle magie, quindi per ora va bene così. Ok, come vi ricordo all'inizio, bisogna livellare un pochino in più direzioni, poi ci si focalizza su quello che interessa di più, però all'inizio bisogna tirare su un pochino tutte le statistiche basse, fra virgolette, anche perché ha un merda di orso delle caverne. Non ci credo, stavo dicendo, vai in acqua, sarebbe figo alquanto, cioè si è preso così male da andare ad affogarsi.
Che figata! Abbiamo strinato la chiappa all'orso. Va bene, siamo stati bravi, veramente bravi. Allora, prendi secchio. No, grazie, però prendo porro. Usiamo tutti Gianluca Porro. Ok. Questo no. Questo è un luogo abitato. Attenzione, potremo passare per furtatori di roba. No, non siamo furtatori, il padrone di casa è morto. Evviva, evviva il morto. Yuhu, quanta gioia in fondo al cuore per la gente che un po' le volte muore. Allora, cioè questo costa solo un botto e basta. Ok, ok, grazie, 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 grazie. Ci servono vesti scrause, scarpe scrause, un baule semplice per gente umile e case umide soprattutto. Benissimo, grimaldelli scassinevoli, come vedete ragazzi ci vado proprio a cazzo buffo con i grimaldelli, perché tanto tirano sul livello dello scassinaggio e ne abbiamo veramente da vendere agli orchi, che è una cosa sempre buona e giusta. Mappa del tesoro 3, yeah, very good, very nice, e 17 di oro, 17 di oro. Chitina di granchio del fango, grazie mille, ma che bello. Porri già grigliati, che figata, che posto ospitale, mamma mia. Cappello elegante, cadavere di gente morta dall'orso, quindi abbiamo fatto scappare, abbiamo fatto ballare l'orso praticamente. Il guarnaroba con delle semplici scarpe, che gioia, delle semplici scarpe. E possiamo conciare, c'è un drago, c'è un drago. Bene, c'è un drago, bene. Sì. No. Sì. No, basta, basta. Fermati. Essere blasfemo. Quanti cazzarola di draghi ci sono. Allora, andrei, giusto per godere un attimino dei benefici di questo villaggio termale, a sbloccare ancora un simbolo, ma proprio a livello simbolico sulla mappa, e poi usiamo il teletrasbord e ce ne andiamo gioiosamente in quel di perché mi segna un luogo che non vedo, luoghi che sembrano posti ma non li vedi. Fantastico, sulle guide turistiche spaccherebbe un casino, spaccherebbe un casino e un casino. Ah, eccolo lì, eccolo lì, guarda che bello. Vediamo, riusciamo a sguzzarci le chiappe? No, no, non ha questo effetto deleterio. Kines Grove, ciao, è un bel paesello, insomma, mi stai dicendo quello. È un bel posto, molto ospitale, come minimo sarà un covo di vampiri. Vietato oziare. Va bene, allora lo dico a zio, perché o zio ozia, e occhio allo zio, mi raccomando. Ciao ciccio. Tu, bell'uomo. Non ti ho mai visto prima, lasciami in pace. Beh, fottiti. Mamma mia, che inospitalitudine. Vediamo se riusciamo a trovarci un compagno d'armi. D'armi e soprattutto di bagagli. Da qui affidare roba, portarlo in posti con un... Ma ne fa tutte uguali le taverne da queste parti? La fila sassi? Vieni da fuori. Prosegui il tuo cammino. Non c'è motivo per fermarti. Condividerò parte del mio sapere con te. Ok, ottimo. 2,50. Voilà. Non ne abbiamo in realtà bisogno. Però... Tac. Come vedete sono tutti gioiosi livellini aumentati. Fischiettiamo allegramente. Grazie. Siamo curiosi, eh? Sì, abbastanza. Quando ancora vivevo a Morrowind ero una maga. Mettevo i miei servizi a disposizione dei minatori, aiutandoli a lavorare al sicuro. Bene. Per Asura, qui dentro fa molto caldo. Di solito uso i sali del gelo per preparare una pozione rinfrescante, ma li ho finiti. Se vuoi provarci ne sarai felice. Bene. Quando tornerai magari ti fornirò gratuitamente un po' di preparazione in alterazione. Ah, ecco, potevo risparmiare dei soldi. Ecco, vabbè. Alla prossima. Lei mi avrebbe mandato all'Accademia di Winterhold, quindi non c'è bisogno. Non c'è gente che possiamo assoldare. È semplicemente una locanda triste, stai dicendo questo? Porca miseria, che posto in Fausto. O in la Giovanni. La miniera è sempre sul punto di crollare. Meno male che ci sono che io. Che topa. Mente, due colpetti, eh? Anche a te.
Allora, gentiluomo di Whiterun, no. No. Ascoltate. Se hai dell'idromele, sei il benvenuto qui. Tutto questo parlare di draghi provoca solo agitazione. Sono sciocchezze. Sì, ho viaggiato un po', ma torno sempre... Roggi, barba legata, posso tirarti la barbetta? Il mio clan è stato uno dei primi a insediarsi qui. Secondo la leggenda, il mio avo Len scoprì le miniere dopo essere entrato in una caverna buia per fare i suoi bisogni. Ok. Troppo idromele. Naturalmente c'è un'altra storia, secondo la quale Len perse lo scudo di famiglia in un'altra caverna. Quindi dipende da quale leggenda vuoi prendere per vera. Ok. Almeno secondo mio nonno. Ehi, se lo trovi potrei mostrarti alcune delle tecniche di combattimento preferite del clan. Va bene. Sono tutte tecniche con lo scudo. Fantastico. Tecniche di combattimento con lo scudo miste. Spero che la storia dello scudo di Len sia vera. Quella se n'è andata. Ciao. Bella strapagnona. Mio marito. Povero Roggy. Se vuoi fare una buona azione, compra dell'idromele per quel nord. Ne va matto. Ok. Hai l'aria affamata? Che ne dici di saziare quell'appetito? Allora, vendi solo cibo e ingredienti. Compriamo sto idromele. Vive da sempre a Kynesgrove. Racconta delle splendide storie. Ok, vediamo. Morale di tutti. Una volta da ragazzo, una vita di studio, potremmo dire. Va bene. Quindi, hai mai provato a produrlo? Non è facile. Fidati. Una vita di studio, potremmo dire. Vabbè, volevo darti l'idromele, ma non lo vuoi, quindi fottiti e muori male, ragazzo. Va bene, sappiamo che in una graverna c'è uno scudo ingestrale. Scudo ingestrale che noi tenderemo di recuperare e se sarà figo figo ce lo teniamo e lui si fotte allegramente, eh. A me sinceramente frega niente di darglielo a lui se è figo. Ma veramente figo. Quindi qua nei dintorni ci dovrebbe essere un altro ridente paesello e anche una simpatica caverna. Miniera vapor fuoco. E non è segnata sulla mappa, neanche dopo che l'abbiamo trovata. Quando è così, sminchio. So che ci pentiremo molto presto. Ma molto presto. Ah, ti serve un piccone. Dottor Picozzi! Ci serve un piccone. Piccone! Signor Piccone, dove cazzo è il signor Piccone? Piccone! Hai un piccone? Piccone! Eccolo. Sobriamente bastava chiamarlo, come vedete. Oh, che bello! E possiamo prenderlo gioiosamente. Sacco grande, pomodoro piccolo. Niente. Pozione di cura, grazie dei fior. Sacco pomodori, cioè ci sono un sacco di pomodori. Che cosa credi di fare? Oh, fantastico, un altro viandante. Sì. Sei di strada verso Windelm? No. Se non fosse stato per quella stupida di mia sorella, non sarei nemmeno qui. Bene. Non posso credere che mi abbia trascinato in questo buco. Se questo... Bene, mi piace, siamo arrivati al livello di farla muggire. Che gioia. Ecco, questi sono quei gran lavori che anche questo ha sbloccato un trofeo. Il trofeo guadagnato è gran lavoratore, che consiste nel fare i lavori tipo lo spaccalegna, lo spaccaballe e lo spaccasassi. Le vene, come vedete, appunto si esauriscono. Imparerete a distinguere le rocce col tempo, perché ogni roccia poi avrà i suoi prodotti e attrarre appunto il maggior profitto possibile, anche perché poi vi occorrerà parecchio di questo materiale per forgiare le armature naniche e quant'altro. Guarda che bello, guarda che bei sacchi di roba, pieni di mucchio di sacchi, un mucchio di sacchi con un mucchio di sali, fantastico. Ma guarda te quanto bel sale in zucca. Vorrei evitare di prendere un altro piccolo, guarda, ma veramente una miniera di sale e mele verdi. Mi ricordo le mele verdi. Allora estraiamo il minerale picozzando, però ragazzuoli, tutti in coro insieme a me, put your hand in the air e cantate, andiamo a lavorare, perché giustamente questo fa tanto contorno, un tipo insalata mista, insomma quelle robe lì
che danno tanta soddisfazione. Allora, malachite, io poi a dire il vero non so quali benefici porti la lavorazione della malachite. Guarda che ce n'è anche qua. Poi il bello è quando cominceremo a estrarre l'oro, ragazzi. Oro, argento, mirra, birra, funghi, cani, maniglie, porte, insomma tutte quelle cose che nell'atto della forgiatura danno gioia. Dobbiamo anche ricordarci che abbiamo i bracciali della forgiatura che permettono di potenziare ciò che forgiamo. Allora, il piccone non si rompe mai, mi stai dicendo questo? Adesso non è che vi tengo qua due ore a vedere gente che spacca la malachite, anche perché abbiamo altri soli 15 minuti, quindi godetevi 15 minuti di malachite. Così, giusto perché sono una persona cattiva, no, in realtà volevo vedere, perché se questo luogo aveva con sé un libro, questo luogo ha con sé anche un baule. Quindi non avrà avversari, ma avrà un baule, e il baule ci interessa. E ciao tizio, sei ancora il cagacazzi, ti riconosco. O sei suo sorello gemello, o sei cagacazzi alquanto, perché non è detto che uno debba per forza cagare di meno la minchia, solo perché elargisce simpatia da tutti i pori. Funghi, tanti funghi, bellissimo. La raccolta dei materiali, ragazzi, è importantissima. Lo so che può apparire meno dinamica e mortale, soprattutto mortale, perché voi vi divertite quando il silver muore, io lo so. Allora, no, queste sono normalissime casse, casse di funchi e sedie, sedie di funchi. Allora, boccali di roba per sbronzarsi, questo è figo, molto figo. Pane, pan pepato, sacchi grandi, patata. Poi dicono che le miniere non sono luoghi pieni di patata, ci si sbaglia con niente alle volte. Allora, mi sta andando via la voce, lo so, fuori di sparare cretinate, voi state ringraziando il signore delle voci. Ciao. Fare il minatore è un lavoro duro, ma paghiamo bene per ogni minerale che trovo. Comprerò tutto ciò che hai trovato. No, se non ti offendo... Ah, l'hai comprata tutta, merdoso. Buona giornata. Porca miseria, mi ha fregato. Io volevo vendergliene solo un pochino per vederne il valore. Mio padre governa questa città. Se ti metti contro di me, finirai in mezzo ai guai. Vi confermo che è proprio il cacacazzi, eh. Non è uno che ci somiglia e basta. Proprio lui, eh. Caca minchia. È una gran topolona. Ciao, gran topolona. Bella topolona. Sei qui per lavorare? Prendi... Abbiamo messo in funzione la segheria prima di scoprire che quel grande boschetto sulla collina era sacro. Adesso non possiamo tagliarli. Avete disboscato un bosco sacro, siete dei deficienti. Così siamo costretti a recuperare tutto quello che possiamo dalla tundra. Benissimo. Voi muschi e licheni? Ci vediamo. Allora, estraiamo la malachite da qua e poi ce ne andiamo e torniamo a Winterlord, che è ora. Vediamo un pochino se il crear roba con la malachite può veramente generare degli item nuovi. Io mi ricordo vagamente il set di roba che possiamo creare con i vari materiali che troviamo in giro, però giustamente, essendo questa versione quella completa di DLC, ci sarà un mucchio di roba che io non so, e questo contribuisce a rendere molto più attraente e figo assolutamente il livello di esplorazione della cosa. E yeah, allora usciamo da questo posto. Complimenti per la fluidità verbale con cui si è seduta, signora. A parte il gomito alto che è leggermente rozzo, ma va bene così, si figuri, non è un problema. Faccia come se fosse a cazzi suoi, veramente. Tranquilla, faremo finta che io non l'abbia vista. Allora, qua sentiamo sempre il drago che... Spero tu stia bene. Ma sto una favola, veramente. Tu, giovane donna. Cosa c'è? Draghi? No, minchie. Minchia cazzi. Cerchiamo di creare. Ah, che bello! Con due malachite grezza per tre possiamo creare un lingot. Che bello, che bello. Io sono pervaso dalla gioia in me. Malachite già raffinata e malachite grezza. Essendoci la guardia, non possiamo ciucciarla perché sarebbe un po' sgamo. Le cose un po' sgamo sono assai rischiose. Che bello, andiamo nei posti dove c'è la neve. Ho qual gioia. Quindi il boschetto è sacro da queste parti. Là c'è il campo di mietitura, icona che non ricordo assolutamente. Qua ci sono delle rocce impavide che ci sbarrano il cammino. Ma guardate che bei posti, che bei momenti.
e saranno sicuramente ricolmi anche di bella gente che però noi vedremo di evitare. Che minchia è questo posto enorme, lo voglio sbloccare sulla mappa. E poi assolutamente una volta che l'avremo sbloccato sulla mappa, ragazzi, vorrò anche dire ammappate. Allora, già che ci siamo, non perdiamo di vista il nostro obiettivo principale, che era raggiungere questo luogo. Che male non fa. Ah, Baccaneve, grazie. Baccaneve che, come detto, troveremo a quantità enormi in quel di Winterhold. Fattoria. Ah, quindi questi campi di mietitura sono fattorie. Bene, bene, bene. Oh, che bello vedere una dolce pulzella che spacca la legna come se non ci fosse un domani. Allora, ciugliamogli delle uova, perché noi siamo persone orribili, ma essendo avventurieri e ammazzando i draghi ci spettano di diritto. Diritto acquisito, logicamente. Facciamo gli ignorri come non mai. Andiamo a vedere di sbloccare sulla mappa questo posto su cui provvederemo ad indagare. Attenzione! L'uomo col calesse! E questo ci fa pensare che... Windelm. Bene, questo ci fa pensare che sarà un nuovo luogo di interazione. Ma dovremmo tipo salvarlo questo posto? Non è un mistero, e il fit sarai molto più tranquillo e felice dopo una scorpacciata di idromel. Sì, assolutamente. Vedrò di sgozzarmi dell'idromele a vanvera poi, in tuo onore e anche alla tua memoria. Signora! Che bella pettinatura, complimenti. C'hai i codini cornini. Non è che incanteresti cavalli, la mia spada. Tutto il la santo vecchia giorno. Lama riesce a malapena a tagliare il buco. Siano noiosi? No. Allora, vediamo Windelm. Quindi quel ferro di cavallo non è un indicatore normale. Vi dico, non avevo raggiunto Windelm. O forse sì. Mi ero convinto fosse più nord in questo luogo. Forse è quella dove si svolge quella missione di quel ragazzino che vedeva. Mangi il nostro cibo, infetti la nostra città con la tua puzza e ti rifiuti di aiutare i manti della tempesta. Ma noi non ci siamo schierati perché non è la nostra guerra. Ehi, forse il motivo per cui questi pelle grigia non partecipano alla guerra è che sono spie imperiali. Ok. Vedete che adesso è comparso lo stendardo del luogo, ora ha senso la cosa. Dobbiamo farti visita stanotte, spia. Abbiamo diversi modi per scoprire chi sei veramente. Hai voglia di parlare con noi? Gli elfi scuri. Sei qui per maltrattarci e intimarci di andarcene? No. Allora sei nella città sbagliata. Windelm è un covo di pregiudizi. E tu ci vieni di proposito perché ti piace farti insultare, hai attimi di masochismo. Niente di nuovo. Molti dei nord che vivono a Windelm non ci vedono di buon occhio. E sono un po' lentoni, porta pazienza. Gli piace ubriacarsi e poi passeggiare nel quartiere grigio urlandoci contro i suoi insulti nelle prime ore del mattino. Una persona all'alba proprio, perché se non ti insultano all'alba non sono felici. Alcuni di questi nord si inventano ogni genere di scusa per darci contro. E non odiano soltanto gli elfi scuri. Bene. Se la prendono anche con gli argoniani. Ok. In effetti, chiunque non sia un nord sì. può cadere vittima delle loro angherie. Fantastico, veramente. Allora, se ricordo giusto, allora, questa città di cui ignoravo l'esistenza, questa ha un cimitero. Quello è il bambino. E questa è la casa infestata dai fantasmi. Allora, quello che dicono tutti è vero. Aventus Aretino pratica il sacramento nero, cercando di evocare la confraternita oscura. Cerco di tenere Grimbar. Allora, ti chiederò di venire a giocare. Quando Grimbar vive proprio. Vediamo un po'. Il suo nome è Thorsten Marecrudele. È no. molto ricco, perché possiede no, una non fattoria è lui. Chiamata Hollyfrost. Non è lui il marmocchio. Una volta mi ha detto che voleva creare... Non voglio essere né un mariuolo. Il suo nome è Thorsten. Va bene, no, non è lui il mariuolo, ma la casa è questa, assolutamente. È residenza Aretino. Sì, ci verrà data una ricompensa, assolutamente, è quella. Assolutamente quella, e noi potremo comprare casa qui, in questo luogo fantastico. Lei aveva una missione, qualcosa. Hai
seta per una povera donna, mio signore. Sì, tieni. Oh, grazie. Che i divini ti benedicano. Complimenti per i vestiti, sobri. Non cerchi una vita onesta, ciccia. Ma la cosa avrà un costo. Vai tranquillo. Minchia! Questo è già borseggiare, di suo. Ah, ok, buono, sto già a posto, come un frescone. I divini vedono. Allora, praticamente, giusto per darvi un'anticipazione, poi mantengo la promessa e ce ne andiamo, come detto, a Whiterun. Ecco il cimitero, tac, dove avremo una missione molto divertente. Il mio lavoro è abbastanza. Fortunatamente il clima di Windelm è freddo e i morti non si decompongono rapidamente. Esatto. A volte però bisogna... serve qualcosa. Sono molto lenti a decomporsi in questo senso, molto carina come missione, però la sbloccheremo molto più avanti. Quindi questo luogo, ragazzi, l'abbiamo raggiunto, l'abbiamo sbloccato, questo ci abbrevia un po' il lavoro, ma nulla di che. E da queste parti, cioè qua c'è il mercato, da queste parti ci sarà quella che sarà una delle nostre abitazioni. Ve la faccio vedere dal di fuori, non dal di dentro. Se la ritrovo, no, questa è sempre qui. La casa mi ricordo che era nell'angolo esterno a sinistra ed era la mia casa preferita di tutto il gioco. Poco tempo fa ho perso mia sorella gemella. Quindi ci si poteva arrivare da qui forse? No, sì, ecco dove era il passaggio, non l'avevo visto. Ora non vorrei sbagliarmi, ma la casa dovrebbe essere questa a sinistra. Esatto! Figata. Però dovremo appunto fare determinate cose per poter conquistare la fiducia di un popolo che ancora non ci conosce. E poi non è detto, e magari scegliendo una razza diversa non avremo accesso a tutto. Questo sinceramente, ragazzi, non lo so. Può darsi che quella era comunque una casa fantastica, veramente. Però ricordo che avevo fatto parecchia roba prima di poterla... Nuova scoperta Palazzo dei Re, perfetto, avrà una sua importanza arrivare qui. Allora, non indugiamo oltre, dato che abbiamo già dato in merito, torniamo assolutamente a Whiterun a completare. Allora, quando ho detto che mi sembrava molto più a nord, io ero convinto di aver preso questa direzione, perché siamo partiti qui dal crocevia di Acque Scure, ero convinto di essere andato verso Riften. E invece no, siamo andati a nord, completamente smarriti, come dei pisquani, col fischione fra l'altro, giusto per non farci mancare nulla. Che bello. E soprattutto, che bello. Allora, abbiamo detto, dobbiamo andare a riconsegnare la linfa e poi avremo un piccolissimo attimo di decisione, perché dovremo decidere quale direzione prendere con le missioni, perché io voglio alternare un po' di sottomissioni. Minchia, questo è Baltasar lì, il tizio che vende roba in posti e la smazza poi in luoghi per vendere cose, per comprare oggetti. Allora, c'è più nessuno qui? Ah, salute. Sei arco e frecce per il grande cacciatore. Sì, vai tranquillo. Yeah. Allora, possiamo venderti della roba, così ci liberiamo un pochino dei soliti... questo però le dobbiamo tenere, questo te lo posso tranquillamente dare perché pesa 10 e in ogni miniera lo troveremo, quindi non è necessario tirarsi dietro per ora quella roba. Ammazza, abbiamo un quintale di cibo addosso. Va bene così, per assurdo va bene. Grazie così mille. Ero convinto di trovare un po' di gente io. No, ma io non conosco né la paura né il rimorso. Ok. Hai scelto molto bene. Fai strada e io ti seguirò. Perfetto, quindi abbiamo Genasa, quella bagassa di Genasa, fantastico, sono belle cose, poi ce la porteremo a casa, ve la barderò come un mulo e la troverete pronta all'uso nel prossimo video, che detto così non è mai una bella roba, ma vabbè, chi se ne fischia. Allora, qui c'è gente, vabbè, si è fatta una certa, allora andiamo, bene, mi fa molto piacere. Stai in guardia, mi raccomando. Marmocchia. Benissimo. Attenzione. Sì, scusa, stavo correndo perché devo andare al gabinetto. Mi sto praticamente cacando.
Bellator ha deciso di girarsi tutto il luogo con mestizia e con astuzia. Consegniamo la linfa e decidiamo quale missione affronteremo nel prossimo dannatissimo episodio. Che gioia, che gioia. Ciao. Hai la linfa del barlume antico? Sì. Ottimo. La userò per guarire l'albero. Ti ringrazio per il tuo aiuto. Evviva! Ok. Condividerò volentieri con te la mia sapienza. Questo ci interessa molto di più. Ah, devo salire di livello. Ma scusate, eh. Che la grazia di chi sia con voi. Siamo già così toghi? Va bene. Siamo troppo forti. Fantastico. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, apriamo il menu di sistema. Fischione galattico. Allora, trova delle prove sul fatto di Thorald. Parla al legato Rick. Trova la fonte di luce di Meridia. Spegni il fuoco del faro di Solitude. Parla con il capo di Dawnguard. Questo lo faremo assolutamente. Parla ai Barba Grigia. Faremo più avanti un momentino. Trova la donna Redguard. Fra l'altro, scusate, questa continua a essere in latitanza totale sulla mappa, perché giustamente dovremo andare un po' di arguzia, di astuzia e prepuzia, fra l'altro, perché giustamente se questa si nasconde non è che possiamo pretendere che sia lì a nostra disposizione da trovare in un amen. Quindi direi che non è questa la missione che andremo giustamente a fare. E queste sono quelle minori. Allora, raggiungi questo luogo, accampamento dei colli bisbiglio, e trova l'oggetto scudo ancestrale. Direi che potremmo cominciare anche da questo scudo ancestrale, perché mi interessa non poco. Vediamo se lo troviamo, se la troviamo sulla mappa, e poi la raggiungeremo nel prossimo simpaticissimo video. Allora, vediamo, dovrebbe essere da queste parti. Assolutamente no. Quindi finché non avremo trovato la mappa, la caverna, ce lo possiamo infilare nei gomiti, gioiosamente nei gomiti. Ok, fantastico, ma che bei momenti. Attenzione, ci sono questi posti estremi che credo siano i DLC. Correggetemi se sbaglio. Quindi queste torri esterne alla mappa, perché ne avevamo vista una anche di là. Se non sbagliavo di brutto. Va bene così. Allora, questa missione per ora non la possiamo portare avanti, perché è una missione che non trova indicatore sulla mappa. Quindi, ragazzuoli, è fantastico tutto ciò. Scopriremo nel prossimo dannatissimo video cosa andremo cavolo a fare. Che gioia! Io vi aspetto qui, seduto buono buono. Intanto vado a spogliare e rivestire sta bagassa di Genasa. Va bene. Lucio Dores, alla prossima. Ciao ciao!